Gentili telespettatori, ben ritrovati a questo nuovo numero di Dolomiti Turismo. Un numero particolare, siamo nel periodo primaverile e ospitiamo proprio la rappresentante di un'iniziativa che si chiama Primavera Casa. Allora, saluto e ringrazio Alice Cason. Ciao Alice, Buongiorno, grazie benvenuta mille per in questi l'invito. studi e in questa rubrica. Allora, Primavera Casa è un'iniziativa legata al problema delle tante case sfitte. Nella sola Valbelluna mi sembra che una casa su tre sia sfitta o comunque non abitata. Quindi un problema legato anche al turismo, ovviamente, perché sono case che potrebbero essere affittate ai turisti, ma anche che potrebbe essere, diciamo così, un modo per contrastare il fenomeno dello spopolamento, riaprire queste case. Ho inquadrato in maniera corretta, anzitutto, diciamo così, lo scopo di Primavera Casa, ovvero magari far rinascere le case? È questo il Sì, titolo, no? allora Primavera Casa è un progetto che è nato un paio d'anni fa, è iniziato a settembre 2022, proprio con l'obiettivo di accompagnare i proprietari di case non utilizzate, quindi sfitte o sottoutilizzate, diciamo, alla loro riapertura e alla messa a disposizione per fini turistici, quindi affitti di tipo turistico, oppure per fini abitativi, quindi affitti di medio-lungo termine. Il progetto esiste grazie al sostegno di Cari Verona, quindi è un progetto che è finanziato e di cui fanno parte Società Nuova, che è Sì. una cooperativa sociale, e il Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi, ISOIPSE, che è l'associazione di cui faccio parte, Acli Servizi, che è un'associazione che si occupa, cioè un'impresa che si occupa proprio di informazioni ai proprietari di case, e ODAR. Quindi già dalla compagine, diciamo, dei partner, si vede che è un progetto che tiene assieme la componente, diciamo, sociale Sì. alla componente turistica, quella di servizi ai proprietari di case. Perché? Perché noi siamo partiti dai numeri di cui parlavi tu, ovvero il territorio bellunese, tutta la provincia in realtà, ma anche la Valbelluna, hanno un enorme numero di case sottoutilizzate o non utilizzate. In realtà il dato Istat è un po' complicato, nel senso che qui dentro ci sono i numeri, per esempio, delle seconde case, che non sono case disponibili potenzialmente all'affitto perché sono di Chiaro, proprietà e certo. utilizzate magari un mese all'anno, però resta il fatto che il numero dà un'idea della quantità di abitazioni che sono almeno sottoutilizzate, se non utilizzate del tutto. E poi siamo partiti dall'altro dato, che è il dato dello spopolamento della provincia e di fatto di tutti i comuni, anche della Valbelluna, tranne pochissime eccezioni, e ci siamo detti, siamo partiti da questo paradosso, no? Cioè in una provincia che si spopola e si depaupera di fatto e ha tantissime abitazioni non occupate, mancano case, perché poi vediamo i Certo, giornali certo. degli ultimi mesi, mancano case sia per proprio alloggi turistici, cioè nelle fasi di picco il nostro partner consorzio ce lo dice bene, che fa fatica a rispondere alle richieste che arrivano e molto spesso le persone scelgono altri territori perché non trovano appartamenti o B&B, Chiaro. perché è tutto pieno, Quindi anche no? maestranze nel settore turistico, no? Specie nel settore Sì, poi c'è turistico, ma ovviamente il anche in quello problema, industriale. Si certo. verrebbe magari a lavorare qui se Certo, però si potesse trovare un alloggio, e quindi è molto difficile questo. Di conseguenza, quando ci sono pochi alloggi, i prezzi lievitano e quindi ovviamente, diventa anche poco sostenibile economicamente. esatto. E allora, dal punto di vista pratico, Alice, però, quindi voi accompagnate un proprietario di casa, cioè facciamo un esempio pratico. Io ho una casa non occupata, mi rivolgo a Primavera Casa e voi cosa fate per me? Allora, di fatto noi, a partire dalla richiesta di contatto, quindi dalla manifestazione di interesse, la prima cosa che facciamo è andare a vedere l'abitazione. Quindi c'è un sopralluogo da parte di Michele Candeago, che è la persona che si occupa di questo nello specifico, e c'è un primo contatto col proprietario. Nella sua abitazione, che potenzialmente potrebbe essere riaperta, si fa un primo ragionamento, nel senso che il bivio sostanzialmente per chi possiede una casa che non viene utilizzata è voglio de destinarla a un affitto a lungo Certo. termine, oppure voglio provare a fare un affitto di tipo ricettivo, quindi ad aprire un'attività di ricezione turistica. Chiaramente qui si diparte, no? Cioè si aprono due Chiaro. scenari completamente diversi, perché uno, lo stato dell'abitazione un po' è determinante, nel senso che al di là dei desideri del proprietario, a questo serve anche il sopralluogo, il livello, lo standard per un'abitazione di tipo turistico è un po' più alto rispetto a un'abitazione di tipo residenziale.
fare, no? Quindi la casa della nonna, per dire, senza grandi interventi, quindi senza costi di ammodernamento, può andare benissimo per un lavoratore che viene in provincia per 3 mesi o anche per degli anni. Per un'offerta turistica magari è un po' poco, bisogna pensare di fare degli interventi di un certo tipo. Quindi qui c'è un primo ragionamento da fare insieme ai proprietari. Poi c'è un secondo livello, ovviamente la ricezione turistica comporta un lavoro differente da parte del proprietario, un certo, impegno differente. La gestione, quindi, delle prenotazioni. Certo, le prenotazioni, certo, le pulizie, quindi bisogna anche vedere la disponibilità di tempo. Certo. E immagino anche a livello fiscale, perché in questo caso non so se si possa affittare un'abitazione senza avere una partita IVA, costituire una ditta oppure no. Ma dipende, sì, esiste la possibilità di fare ricezione turistica anche in maniera non professionale, quindi c'è anche questa possibilità, però almeno così dice Martina Scariot, che è la nostra collaboratrice del consorzio, lei dice: ormai il turista medio si aspetta un livello, uno standard che è abbastanza elevato anche dalle ricezioni non professionali, anche perché quando tu vai su Booking non, certo, sai naturalmente. E quindi in realtà una base minima, diciamo, di livello di qualità comunque sarebbe giusto che ci fosse. Insomma, noi nel momento in cui facciamo l'accompagnamento, perché di fatto dopo il primo sopralluogo c'è una fase di accompagnamento, noi invitiamo tutte le persone che ci contattano a prenotare una consulenza gratuita presso ACLI, sì, subito dopo il sopralluogo. La consulenza con ACLI serve sostanzialmente a sviscerare i dubbi, e molto spesso, per alcuni almeno dei proprietari che ci hanno contattato, questo aiuto burocratico, fiscale, contrattuale e di indirizzamento è un elemento fondamentale per sbloccare una casa, chiaro, che fino a prima era rimasta chiusa, no? Perché immagino uno che non l'ha mai fatto, anche solo l'affitto può sembrare una cosa ingestibile, insormontabile. Avere invece una realtà che ti affianca e che ti dice: assolutamente, per la casa che hai serve fare queste cose burocratiche. Banalmente, una delle notizie, insomma, degli elementi che sono stati dirimenti per alcuni proprietari è stato scoprire che esiste la possibilità di fare dei contratti vincolati di affitto, vincolati al contratto di lavoro. Quindi tu puoi fare un contratto di 6 mesi, okay, a fronte di un contratto di lavoro di 6 mesi. Siccome uno dei grossi limiti abbiamo visto essere proprio la paura dei proprietari, cioè le case che sono effettivamente affittabili, perché poi in quel numero lì ci sono case che ormai sono completamente distrutte, e ci sono case che non che necessiterebbero di interventi strutturali. Case che necessitano di interventi strutturali, ma c'è una porzione di case che effettivamente potrebbero essere messe sul mercato. Molti dei proprietari che abbiamo incontrato non lo hanno fatto perché hanno paura, no? C'è questa paura del se entra qualcuno che poi non esce più, che non, certo, mi paga l'affitto. E quindi ecco, avere un aiuto. Chissà come mi tratta la casa. Chissà, beh, come mi tratta, sì, la casa, esattamente. Avere un aiuto di questo genere in molti casi è fondamentale per la decisione. L'ultimo passo, o comunque un altro passo, è quello di fare una consulenza anche con il consorzio turistico, sì, cioè per capire poi concretamente cosa vuol dire avere un B&B, cosa vuol dire avere una locazione turistica, districarsi certo, nel mondo complesso delle varie tipologie di ricezione turistica, perché non è così lineare neanche. Oppure lì. Oppure delle volte può sembrare particolarmente complesso, invece ricevendo delle informazioni opportune, certo, si potrebbe scoprire, certo, che invece è fattibile, anche per chi ha una normale, magari, anche a chi ha normale lavoro, sì, una normale oppure attività. Oppure un'altra cosa che abbiamo scoperto durante gli incontri di presentazione è che non è così, diciamo, pubblicamente condiviso il fatto che c'è questa grandissima domanda di abitazioni, cioè non necessariamente tutti lo sanno, e per cui per esempio in questa fase un proprietario ha anche il lusso di scegliere un inquilino, perché sono talmente tante le richieste che sì, qualsiasi casa che noi rendiamo disponibile in pochissimo tempo di fatto viene affittato, comunque c'è molta richiesta, insomma. Hai parlato rendiamo, quindi Primavera Casa si occupa di comunicare che quell'abitazione è disponibile, o deve essere direttamente il proprietario? Allora, una volta terminato l'iter di cui ci hai parlato, sì, arrivando al momento finale, come si fa a comunicare? Siete, beh, voi, allora, oppure direttamente il proprietario? La scelta ovviamente è del proprietario. Noi facciamo un contratto con i proprietari che è assolutamente non vincolante, quindi abbiamo casi di persone che hanno fatto tutto il percorso e poi hanno affittato a persone che conoscevano loro, oppure si sono affidate a delle agenzie immobiliari, quindi non c'è nessun vincolo. Sì. Quello che fa Primavera Casa, l'ultimo step, diciamo, di servizio gratuito, perché tutto questo fino ad agosto è gratuito perché è coperto dal progetto,
Noi stiamo stipulando dei protocolli con alcune imprese del territorio, sono 5 al momento e sono distribuite un po' in alcune zone della Val Belluna. A cosa serve il protocollo con le imprese? Di fatto noi le case che entrano nella rete Primavera Casa e quindi i proprietari ci dicono sono d'accordo, mettiamola nella vostra rete, vengono presentate alle aziende che fanno parte della rete Ok, certo. dello E di stesso conseguenza progetto. alle aziende che magari cercano collaboratori, quindi sono a conoscenza di ciò. Esatto, e quindi di conseguenza le aziende quando hanno dei dipendenti, vogliono, non so, assumere un dipendente che viene dall'Argentina, è successo, che non trova casa, è un ingegnere specializzato e quindi uno dice ma è una follia che questo non venga a lavorare nel territorio, lo vuole fare, no? E quindi Primavera Casa gli offre le case che ha a disposizione all'interno della propria rete. Poi gli accordi sono tutti in mano ai proprietari, quindi se il proprietario decide che non Certo. desidera affittare a questa persona oppure non vuole affittare a un'impresa, qui sono scelte naturalmente liberissime del proprietario, però anche questo è un elemento in più che va incontro alle paure dei proprietari, perché chiaramente un conto è interagire con una persona qualunque che diventa un inquilino di casa tua, un conto è interagire con una persona che è dipendente di un'impresa che si fa mediatore di progetto, Eh perché sì. l'impresa si fa mediatore di progetto Certo. e si assume, diciamo, l'incarico di mediare nel caso in cui ci siano dei problemi tra il proprietario e l'inquilino che è un suo dipendente. Alice, ora il tempo è limitato in questa trasmissione. Prima hai accennato degli incontri sul territorio. Ce ne vuoi parlare brevemente? Avete fatto gli incontri? Continuerete? Perché mi sembra coinvolgere anche i proprietari di abitazione che magari possono intervenire con delle domande, dei chiarimenti e quant'altro. State continuando con queste Sì, iniziative? avremo gli ultimi incontri perché abbiamo, diciamo, coperto tutta la Val Belluna nei mesi scorsi, in realtà in quest'anno perché abbiamo cominciato a primavera dell'anno scorso. I prossimi incontri saranno a Fonzaso, a Belluno e a Sette Ville e a Fonzaso il 12, che mi sembra sia il venerdì, a Belluno il 16 martedì, a Sette Ville giovedì 18. E sono degli incontri in cui invitiamo i proprietari di case non utilizzate Certo. a conoscere il progetto. Fino adesso ha avuto successo, hanno avuto successo questi incontri, Alice? Sì, beh, abbiamo avuto circa 300 persone Bene. in una decina di Poi incontri, c'è anche un quindi sito internet, mi c'è un sembra sito molto completo, internet, mettersi in contatto, insomma, sì, non è che si difficile chiama assolutamente. primaveracasa.eu e quindi poi arrivano anche richieste da lì e insomma, e adesso l'obiettivo è trovare i proprietari, che è la cosa più complicata. E allora speriamo, Alice, che anche Speriamo. grazie a questa trasmissione possiate andare avanti con soddisfazione verso questa iniziativa veramente meritevole. Grazie per essere Grazie intervenuta, mille a Alice, voi. buon lavoro a te e a tutto lo staff di Primavera Casa. E Grazie mille. a voi tutti, grazie per la gentile visione e ascolto. Arrivederci alla prossima settimana.